Allora, le mie paranoie sono paura di morire, paura di non essere all'altezza in qualsiasi situazione, paranoia di impazzire per qualsivoglia motivo. Eccoci sul volo, tra poco saliranno i fan che hanno vinto e ascolteranno in anteprima Paranoia Airlines. Che bomba! Siamo pronti per partire, ci sono tutti. Siamo sopravvissuti! Siamo atterrati, tutti vivi, figata, che figata! Conferenza stampa è andata bene, ma soprattutto sono contento che i fan che hanno ascoltato. Cosa c'è? L'incontro con i fan che hanno ascoltato il disco in anteprima è stata una figata sull'aereo e ho apprezzato anche il fatto che abbiano capito lo spirito con cui ho affrontato questo disco. Quindi, per me, obiettivo raggiunto. Quindi, non vedo l'ora. E. Balla come la mamma, stessa coordinazione. Guardate che narciso che guarda in camera, sei un narciso. Dammi un bacio. A grande richiesta abbiamo appena riaperto il sito e fatto un restock di copie. Fate swipe up per prendere la vostra copia e selezionare il capo della capsule. E visto che molti di voi mi hanno scritto che non potranno venire negli store perché abitano in città lontane, l'abbiamo fatto per voi. Fate swipe up, fate in fretta prima che finiscano le copie. E noi ci vediamo venerdì per il primo in store e poi ci vediamo in giro per l'Italia. Ci vediamo venerdì a Milano, Piazza del Duomo. Ho deciso di fare un disco che indirizzasse il tutto verso l'interno, cioè verso tutto quello che avevo dentro e che avevo da tirar fuori, ed era anche un modo intelligente, forse terapeutico, per esorcizzare un certo tipo di ansia.